Sono iniziati nella mattinata di giovedì 1 giugno i festeggiamenti a Faenza per la festa della Repubblica. Come ormai da tradizione degli ultimi anni, il 2 giugno viene festeggiato in anticipo nella nostra città per evitare sovrapposizioni con la cerimonia istituzionale di Ravenna davanti al Palazzo della Prefettura, alla quale partecipano tutti i comuni della provincia, e per essere celebrata insieme alle scuole e agli studenti. Quest'anno l'onore di organizzare la festa della Repubblica nel suo 71esimo anniversario è toccato all'Istituto Comprensivo Matteucci, che ha ospitato la cerimonia nel cortile della scuola Covalanzoni. La cerimonia, curata dal Comune in collaborazione col Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà e con la consulta dei ragazzi e delle ragazze, ha rappresentato anche l'occasione per ricordare ai giovani studenti come, con la nascita della Repubblica, in Italia sia stato introdotto anche il suffragio universale, allargando il diritto di voto alle donne, le quali, solo un settantennio fa, non avevano diritto di esprimere la propria preferenza elettorale. Dopo l'esecuzione dell'inno italiano da parte del coro dell'istituto e dopo i saluti delle autorità, gli alunni della consulta hanno presentato una loro ricerca che ha voluto mettere in evidenza le differenze nella scuola prima e dopo la nascita della Repubblica, condotta attraverso letture, recite e interviste, in particolare agli anziani ospitati all'interno della residenza Il Fontanone. A certificare la visione europeistica del nostro paese, al termine della cerimonia, sempre il coro scolastico ha intitolato le note dell'inno europeo, cantanti tedesco, italiano e curiosità di quest'anno in dialetto romagnolo. Infine è stata inaugurata la mostra intitolata La scuola di ieri, realizzata dagli stessi studenti ed esposta nell'aula magna dell'istituto. La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno su prenotazione mediante visite guidate programmate.